Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti voglio parlare di VMC, ovvero ventilazione meccanica controllata, puntuale o centralizzata. Se hai già visto il mio precedente video sulla VMC, hai già visto che cos'è, perché è importante e che cosa serve. Quindi non ti starò a dire questo qui. Voglio soffermarmi solamente sulle due tipologie di macchine. Come sempre, ogni soluzione ha dei pro e dei contro e la scelta finale spetta a te. Ti dirò a grandi linee quali sono i vantaggi e gli svantaggi di entrambe. Diciamo che il vantaggio della puntuale è che io installo una macchina dove mi serve, ne potrei mettere una, due, tre a seconda delle stanze e non ho bisogno di fare nessuna canalizzazione nel soffitto, perché la centralizzata invece ha bisogno di essere canalizzata. Questo è un vantaggio e uno svantaggio perché comunque devo mettere più macchine, ho più cose che vedo e se la metto d'incasso vedrò comunque una griglia, se la metto in un secondo tempo vedrò qualcosa che assomiglia a un condizionatore, se invece la metto centralizzata, se ho già delle canalizzazioni in cartongesso vedrò solamente delle grigliettine che magari danno un po' più fastidio, danno un po' meno fastidio visivamente. Il vantaggio della puntuale è che non devo pulire i canali che poi vado a fare perché pulire i canali è molto complicato, si tratterà solamente di smontare la cover della macchina, andare a cambiare il filtro e posso pulire il canale che è una cosa in miniatura perché è tutto lì dentro, è lo spessore del muro, da eventuali polveri e materiali di deposito. Quello che succede nei canali, invece che tutta la sporcizia che ci va lì, può causare delle malattie anche importanti dal punto di vista respiratorio fino ad arrivare a una legionella. Quindi ogni tot anni questi canali vanno puliti e è anche un pochettino complesso e abbastanza costoso da fare. Un altro vantaggio della puntuale, che sia vantaggio che svantaggio, è che io posso accendere solo dove mi serve. Ad esempio, se ho una stanza che non utilizzo o che ho la finestra aperta, non accendo la macchina. Invece il centralizzato, quando accendo, accendo tutto. Tra l'altro, se c'è una stanza che è aperta, mi crea anche degli scompensi. Viceversa, perché vantaggio e svantaggio? Perché centralizzato devo stare dietro a una macchina, quindi avrò il mio telecomando, il mio interruttore, accendo quella. Nella centralizzata, nella puntuale, devo andare a farlo in tutte le macchine. È anche vero che quando l'impianto è tarato bene, è stato dimensionato correttamente, le accendo probabilmente in inverno e poi le spengo, oppure le accendo la sera in estate, per filtrare l'aria e per scambiarmi l'aria con quella di fuori che è più fresca. Quindi non sarò tutti i giorni aprire, chiudere, cambiare velocità. Oppure, se ho un budget a disposizione importante, posso installare un'applicazione nel telefono, collegare tutte le macchine puntuali in domotica e quindi dal telefono posso gestire la cosa come più mi piace. Dopo dipende anche uno come gli piace vivere la casa, quanto è smanettone, quanto gli piacciono questo tipo di tecnologie. Anche, ad esempio, il cambio dei filtri. In una macchina centralizzata avrò un filtro più importante da cambiare, nelle puntuali avrò più filtri da cambiare. Solitamente una volta all'anno i filtri vanno cambiati e è una cosa bella perché comunque quando tiri fuori i filtri, io ho visto i filtri dei miei clienti che sono neri come la pece, ti dà gusto cambiarli perché dici, mamma mia, ma questa roba qui dove sarebbe finita? Sì, esatto, sarebbe finita all'interno dei polmoni. Invece gli svantaggi della centralizzata, un pochettino te l'ho detto mentre ti parlavo della puntuale, sono appunto il dover fare i canali in cartongesso, quindi dovrò fare degli abbassamenti, che se ho una casa ad esempio vecchia con muri alti 3 metri, 3 metri 20, mi sarà anche un vantaggio, magari dovevo già farli perché volevo integrare delle velette, volevo fare delle luci, volevo fare un impianto di riscaldamento e raffrescamento da lì e ci faccio passare anche la VMC. Se invece non dovevo farlo, sarà un costo importante e anche una cosa che architettonicamente mi potrebbe piacere, come no? Qui dipende dai tuoi gusti, io non posso saperlo. Diciamo che le tendenze di adesso sono quando si va nel commerciale, quindi sarebbe difficile dare una gestione puntuale, quindi un commerciale degli uffici e dei negozi si tende ad andare in delle soluzioni centralizzate. Nelle abitazioni il mercato si sta spostando abbastanza verso le soluzioni puntuali, dove peraltro potresti fare anche delle predisposizioni, montare nessuna macchina o una o due macchine, quelle che ti servono di più, e poi nel tempo vedere di installare le altre. A te la scelta. Ciao, al prossimo video.